è Jeffrey? Era una giornata piena sull'isola di Sodor, specialmente per Thomas, che era in ritardo per la consegna del treno merci al porto di Brendam. Ok, Salty, questo è uno dei tuoi. Vado subito, marinaio. Ha-ha! Poi ci fu un problema. Per mille assali bucati. Che state combinando laggiù? Non è stata colpa nostra, ci hanno spinto troppo forte! Chi ha smistato quei vagoni e ha creato tutto questo caos? Non sono stato io! Neanch'io, marinaio! Beh, però qualcuno ci ha spinti! Thomas? Io? No! Non sono stato io, ve lo giuro! Jeffrey! Chi? Jeffrey! Jeffrey? Io però non vedo altre locomotive da queste parti. Era qui un minuto fa, ma ora se n'è andato. Io non ho mai sentito parlare di questo Jeffrey. Dimmi, com'è fatto? Tutti volevano sapere di più su Jeffrey. Ma Jeffrey non esisteva. Thomas se l'era dovuto inventare per togliersi dai guai. Jeffrey è una... locomotiva. È molto grande e è arrivato qui dalla terraferma. Chi è arrivato qui dalla terraferma? Una nuova grande locomotiva di nome Jeffrey. Una nuova locomotiva? Wow! Ma dove è andata? Annie e Clarabel si stavano facendo dare una mano fresca di vernice all'officina quando Thomas tornò a prenderle. Thomas! Ciao, amico mio! Ciao, Victor! Ho sentito dire che c'è una nuova locomotiva a Sodor. Sono davvero impaziente di conoscerla, lo sai? Se avesse bisogno di una nuova mano di vernice, può venire qui e chiedere di Victor. A proposito, di che colore è questo Jeffrey? È rosso! Arrivederci, Victor! Rosso? Un colore bellissimo! Quando ci farai conoscere questo Jeffrey, Thomas? Non ho voglia di parlare di Jeffrey, grazie mille. Sembrava che tutti volessero conoscere Jeffrey. Ciao, Thomas! Ci piacerebbe fare una foto alla nuova locomotiva, Jeffrey! Sai per caso dov'è? No... Io invece ho sentito dire che Jeffrey è verniciato di rosso. E se vuoi saperlo, io credo che ci siano già troppe locomotive rosse qui a Sodor. Beh, io non penso che sia molto veloce. Oh, invece lo è! Jeffrey è velocissimo! È talmente veloce che nessuno lo ha visto allontanarsi dal porto di Brendam. Jeffrey? Jeffrey? Cosa sono tutte queste chiacchiere su Jeffrey? Vorrei proprio sapere che ci fa questa strana locomotiva sulla mia ferrovia. Ma tu, Thomas, sembri essere l'unico ad averlo visto finora. Il fatto è che, ecco, Jeffrey è davvero molto timido, signore. Forse dovremmo dimenticarci di lui e fare finta che non sia mai successo nulla. No, mi dispiace, Thomas. Non posso fingere di dimenticarmi di lui. Puoi portarmi a conoscerlo, per favore? Ma non lo posso proprio fare, perché... si sta nascondendo. Nascondendo? E dove? Si sta nascondendo nel tunnel di Harry. Va bene, allora portami nel tunnel di Harry. Io credo che sia meglio che vada a cercarlo da solo, signore. Giusto per avvisarlo del suo arrivo. Signore. Cosa? Thomas, torna indietro! Fermo! Thomas, ma che stai facendo? Dove stiamo andando? Oh no! Thomas, che c'è che non va? Rallenta! Non mi piace andare in retromarcia così veloce, andrà lento, per favore! E sta più attento!
Non capisco cosa ha in mente quella sciocchina di una locomotiva a vapore. Credo che Thomas si sia fermato nel tunnel, signore. Thomas? Thomas! Che stai combinando lì dentro? Jeffrey è lì con te? Sì, signore. Si sta nascondendo qui dentro al tunnel, signore. Chi c'è qui? Ma noi siamo gli unici qui dentro, Thomas. Non voglio mai più andare così veloce in retromarcia, capito, Thomas? State zitte, per favore. Thomas, di a Jeffrey che vorrei parlare con lui, per favore. Salve! Sono Jeffrey! Mi dispiace di non poter uscire, signore, ma sono molto, molto timido! Beh, Jeffrey, che tu sia timido o no, hai causato molta confusione e ritardi. Fa più attenzione quando smisti i vagoni in futuro! Certamente, signore! Non ci saranno altri incidenti a causa mia! Thomas! No! Niente più incidenti, Jeffrey! Beh, allora arrivederci! Stai andando via? Beh, arrivederci, Jeffrey! Thomas pensò che il suo piano avesse funzionato molto bene. Ma i veri guai dovevano ancora cominciare. Oh, per tutte le caldaie bollenti! Che cosa è stato? Oh, è Spencer! Sta attento! Oh, no! Per tutte le caldaie bollenti! Levati di mezzo! Levati di mezzo! Thomas? E Spencer? Io non capisco. Dov'è il povero Jeffrey? Chi sarebbe Jeffrey? È una grande locomotiva della terraferma. Non lo hai visto nel tunnel? Non c'era nessuna locomotiva nel tunnel. A eccezione di quello sciocchino di Thomas. È quello che ho detto anch'io. Thomas, spiegati, per favore. Mi dispiace, signore. Io mi sono inventato Jeffrey perché non volevo finire nei guai per aver causato quell'incidente al porto di Brendam. Oh, allora sei stato tu, non è vero, Thomas? Ora ascolta, a tutti capitano gli incidenti. Per esempio, stamattina io ho rotto una teiera della signora Hutt ed era la sua preferita. E sai cosa ho fatto? Le ha detto che era stato Jeffrey? Certo che no! Ho confessato subito e credo proprio che dovresti farlo anche tu. Hai provocato molto caos inventandoti quella sciocca storia su Jeffrey. Mi dispiace, signore. Spero che imparerai dai tuoi errori questa volta. Adesso devo tornare a Knapford, Thomas, per comprare una teiera nuova. Quindi questo significa che non esiste alcun Jeffrey. Proprio così, Percy. Ma che peccato. Quel Jeffrey sembrava una locomotiva così simpatica. Oh. Ops, scusate. Colpa mia.